Bentornati con noi il dottor Amico Colaianni, amico, nome importante dottore. Parliamo di ipnosi e ne parliamo in modo generico. Innanzitutto cerchiamo di capire cos'è l'ipnosi e a chi si rivolge. L'ipnosi è una pratica antichissima. Abbiamo la nostra prima telefonata, dottore, proprio. Benvenuto, pronto? Pronto? La sentiamo? Pronto? Pronto, signora, buonasera, benvenuta. Buonasera, ma io non sono in diretta, È vero? in diretta, signora, sì, è proprio in diretta. È Ah in no, mi diretta. scusi, allora ho sbagliato perché io avevo chiamato per avere un'informazione da sua collega, me l'ha detto di chiamare a questo numero, ma evidentemente si è sbagliata, no? Mi scusi. State facendo attenzione con il dottor Boncompagni? Stiamo facendo la trasmissione col dottor Colaianni e parliamo di ipnosi. Ah, ecco, no, allora va bene, no, mi scusi, io l'avevo chiamato per questo, Si figuri, buon per proseguimento. avere un'informazione, diciamo, Va tecnica. La bene. sua collega evidentemente ha sbagliato a darmi il numero. Succede, buon Grazie, mi scusi. proseguimento. Eccoci qua, dottore, ritorniamo a noi. Allora, diciamo, a chi è rivolta l'ipnosi? Prima di tutto l'ipnosi è una pratica antichissima. Il nome, che è un misto di due parole greche, ipno, che vuol dire dormire, sognare, e noeo, conoscere. Quindi potremmo tradurre così: è la scienza dei sogni. In effetti c'è un vecchio mito, un antico mito greco, che dice, tramite una rappresentazione, il racconto, dice che cosa è effettivamente l'ipnosi, in che consiste. E si narra, infatti, dice questo mito, che un pastore greco chiamato Endimione, questo nome significa colui che vive rivolto dentro di sé, era un giovane bellissimo, di lui si innamorò Selene, la luna piena, che è la dea dei desideri, la quale lo rincorse addirittura dentro una grotta e gli chiuse gli occhi. E si unì a lui. Ma di lui si innamorò anche Ipno, il dio alato dei sogni, dice il mito. E Ipno gli fece il dono di dormire con gli occhi aperti. Ecco, questo è praticamente l'ipnosi. Dormire con gli occhi aperti è un dono dell'ipnosi, il dormire con gli occhi aperti, però a Endimione, a chi possiamo dare questo dono? A chi si rivolge dentro di sé? Colui che vive rivolto dentro di sé. Quindi il primo passaggio, la prima fase dell'ipnosi è la trance. E per andare in trance bisogna rivolgere l'attenzione dentro se stessi. Quindi bisogna avere una propensione, bisogna credere di poter entrare in questa trance o la No, cosa non dipende dalla nostra è volontà? semplicemente un campo ristretto di coscienza. E la cosa più facile per restringere questo campo di coscienza è allontanarsi da tutti gli stimoli esterni e essere attirati dagli stimoli che vengono dal corpo, come quando ci addormentiamo, in fondo. Questa è la trance. E i fenomeni ipnotici cosa sono? I sogni. Quando noi sogniamo, in fondo, perché sogniamo di notte? E Possiamo soprattutto. sognare anche di giorno, eh? È la stessa cosa. Però sogniamo di notte perché prima restringiamo il campo della coscienza, poi un pensiero, un'associazione, un pensiero con cui siamo andati a dormire può richiamare una serie di associazioni dalle nostre memorie e noi cominciamo a vedere, a sentire, a percepire quello che abbiamo pensato. Nell'ipnosi avviene lo stesso. L'ipnotista restringe il campo della coscienza, poi suggerisce qualcosa e può suggerire un movimento del braccio, della mano, una sensazione. Quindi si chiamano pensieri ideomotori o ideosensori. Questo fenomeno ideomotori o ideosensori è alla base del fenomeno ipnotico, è alla base anche dell'addestramento ipnotico. Quindi ideomotorio che vuol dire? Da un'idea a un movimento, da un'idea a una sensazione. Quindi se dico che le mani sono leggere,
Le mani diventano leggere, ma solo se abbiamo ristretto il campo della coscienza. In fondo l'ipnotista non fa altro che aiutare l'altra persona a fare questa operazione, punto. Poi si sviluppano tutti i fenomeni ipnotici possibili e immaginabili. Dice, a cosa serve? Ecco. A cosa serve l'ipnosi? Quindi l'ipnosi è una tecnica. Serve, facendola rientrare in quella che si chiama l'ipnoterapia, serve effettivamente, è una tecnica che aiuta molto e molto rapidamente a creare dei cambiamenti. I cambiamenti si possono avere solo se cambiamo opinioni, se cambiamo le credenze profonde che abbiamo di noi stessi. Ma una delle credenze che guidano di più la nostra vita è la credenza inconsapevole di come funziona la nostra mente. L'ipnosi, stranamente, può cominciare a suggerire che la nostra mente non funziona proprio come noi pensiamo. E cioè, se io applico i miei occhi al mondo esterno, vedo esattamente quello che è. No, l'ipnosi mi comincia a dare una dimostrazione che io posso vedere quello che penso, come in sogno. Che io posso richiamare esperienze che sono in memoria, le posso richiamare sul corpo, per cui se dico che le mie gambe sono pesanti, rimangono pesanti. Si va a lavorare sulla parte più profonda della psiche. Si va a lavorare non tanto sulla parte più profonda della psiche come contenuto, come fa la psicanalisi, si va a lavorare e sulla macchina, cioè come funziona la macchina mentale. E come si guida anche. Non si va a guardare quello che io produco, cioè i miei sogni, il contenuto dei sogni, no. Come faccio a produrre un sogno? Questo si va a vedere. Il fatto che io posso produrre un sogno in pieno giorno, il fatto che mi basta restringere il campo della coscienza e posso entrare in un sogno, restringere il campo della coscienza e posso richiamare, come in sogno, sensazioni. In sogno cosa richiamo molte volte? Mi vedo al mare, mi sento al mare, sento il profumo del mare, sento l'acqua addosso. Questo, noi sorvoliamo su certe esperienze, ma questa è un'esperienza molto particolare, molto profonda. Come si fa a sentire il mare quando non c'è? Questa è la grande domanda. Eppure con l'ipnosi noi la possiamo ripetere la stessa cosa. Quindi cominciamo ad apprendere soprattutto come funziona la nostra mente, quali sono le basi con cui la nostra mente interagisce col mondo esterno e elabora informazioni e come è in grado di richiamare dalla memoria informazioni. Ma per esempio in un attacco di panico, che poi è paura, il nostro paura, solo paura, l'attacco di certo panico, che non è altro che paura. Panico in greco significa paura, terrore. Soltanto che lo distinguono dalla paura semplicemente perché sembra immotivato. In realtà non è immotivato. Noi diamo prima un pensiero di pericolo, una valutazione di pericolo, e poi comincia la reazione del corpo in fuga. Il nostro corpo, quindi è un movimento del corpo, il panico, che viene immediatamente registrato dalle nostre memorie e una volta che l'abbiamo registrato, il movimento del cuore, il movimento dei polmoni, mi basta essere preoccupato che ho ristretto il campo della coscienza. E se sono preoccupato sulla domanda, e se mi ritorna, a cosa sto pensando? Al movimento del cuore, al movimento dei polmoni, al tremore del corpo, a quel punto io lo richiamo immediatamente. Quindi, se è una persona che ha l'attacco di panico, io gli posso far sperimentare come è in grado di richiamare sensazioni del corpo, movimenti del corpo, e come in realtà, quando un attimo prima di avere un attacco di panico, va in una forma di trance, cioè restringe il campo della coscienza perché è solo preoccupato di quello che accadrà e non pensa ad altro,
Nella trance succede la stessa cosa, io aiuto una persona a essere attenta al limite semplicemente alla mia voce, a me, a quello che dico. È vero, perché durante ora, così, l'attacco di panico è un po' la malattia del nostro secolo, no? Chi di solito ha un attacco di panico riesce a descrivere proprio nel dettaglio addirittura quello che gli succede, per cui a volte viene confuso con anche con un attacco di cuore, mi permetto, sono delle descrizioni molto precise, certo. O tremore o certo, questo o certo. Quello. Per cui insomma è vera questa cosa che perché l'attacco di panico è la malattia del nostro secolo, dottore? Ma per il semplice fatto che noi non sappiamo far funzionare la macchina mentale e soprattutto non lo sappiamo far funzionare di fronte al futuro. Quello che sembra e viene descritto come una paura immotivata, in realtà è motivata. Perché chi ha l'attacco di panico? Molte persone hanno l'attacco di panico a uscire, andare in piazza. Molte altre persone hanno l'attacco di panico quando si espongono al pubblico. Molte altre persone hanno l'attacco di panico perché temono di sentirsi male. E in questo caso è molto preciso, temo di sentirmi male. Andiamo a guardare. È immotivato perché lui sta benissimo. È andato dal medico, gli hanno fatto tutte le analisi. Il medico gli dice stai bene, ora la smetti di aver paura. Invece no. Perché non la smette? Dice, ecco, proprio perché non la smette, dice, allora è immotivato, quindi ti manca una rotella. Sì. E invece non gli manca nessuna rotella. Non guida bene la sua macchina. Non guida bene la mente, perché il problema è il futuro in questo caso. Quello che ha paura di star male, cosa desidera? Stare bene e assicurarsi fin da subito di stare sempre bene. Che non gli succeda nulla quando esce. Quindi vuole la garanzia che tutto va bene. Ora, sia chi ha l'attacco di panico, sia tutti noi sappiamo bene che il futuro è incerto. Nessuno mi può dare una garanzia del genere. Però stranamente chi ha l'attacco di panico pretende questa garanzia. Non accetta questo limite, che il futuro è incerto. Dici, ma allora come si fa? Bisogna essere un po' folli, stranamente. Cioè, io desidero star bene, e se poi man mano mi sente male, ci penserò dopo. Andiamo a ragionare con chi ha gli attacchi di panico. È proprio questo ragionarci dopo che non vuol fare in nessun modo. Quindi, devo convincerlo che purtroppo siamo in un guaio. E cioè quello che desidera non lo può realizzare, deve accettare questo limite, lo può solo realizzare, stranamente quello che desidera lo può realizzare, ma solo se accetta questo limite, solo se fa con ciò che può. Noi non possiamo evitare l'incertezza del futuro, perché questa è un'autentica certezza, l'incertezza del futuro. Quindi devo ragionare tenendo conto di questo. Dopodiché, se sono pronto ad aspettare di star male, di occuparmi allora, quando sto male, di quello che mi è successo, è anche molto probabile che starò bene. Perché ho orientato la mente a stare bene, ma la mia mente, ecco, vedi che dobbiamo andare a guardare che la mente è unica, ma ha due funzioni. La funzione indicativa, che è la parte umana, tipicamente umana di noi stessi, è valutativa. E la funzione esecutiva, che è la parte più antica del nostro cervello, che è un cervello animale che è connesso col corpo, a cui gli devo dire, fai questo, e quello lo fa. Se io invece dico alla mia parte animale, fai questo, ma c'è questo pericolo, stai attento, ecco. Stai attento, la mia parte animale prende per oro colato qualunque cosa gli dico. Se la mia parte consapevole, la funzione consapevole fa una valutazione di pericolo, immediatamente si mette in fuga. Possiamo addirittura dire che gli attacchi di panico, alla fin fine, è un disturbo iatrogeno.
dove vedi, se uso un termine greco, sembra una cosa diabolica. Sì, effettivamente, ecco. Ma iatrogeno perché? Da iatron in greco significa medico, cioè è un disturbo provocato dal medico. Perché provocato dal medico? Addirittura. Certo, perché nel momento in cui il medico fa una diagnosi, usa un termine greco oscuro per il paziente, lo metto di fronte all'ignoto, quello ha paura già dell'ignoto. Li metto di fronte a un termine oscuro. Se gli dico tu hai semplicemente paura, quello si rassicura di più, perché sa il decorso della sua paura, sa che non può essere all'infinito. Mentre se gli dico che ha un attacco di panico, cosa gli sto dicendo? Che ha una malattia. Ora, se sono io a fare la diagnosi e dico che tu hai un attacco di panico, quello non interessa a me. Io non faccio una valutazione di pericolo, è una descrizione, piccino. Ma l'altro, che si trova questa diagnosi addosso, cosa pensa? Comincia immediatamente a valutare che quella diagnosi può essere pericolosa per la sua vita, per quello che deve fare, per quello che farà. Ecco, ecco perché è iatrogena. Perché se prima aveva paura di fare gli esami, aveva paura di parlare in pubblico, d'ora in poi ha paura che gli venga l'attacco di panico. E con questo pensiero lui ha un campo ristretto di coscienza. E cosa sta pensando in un campo ristretto? A tutti quegli sintomi che ha già registrato nella mente. Non è che se io ho un sintomo, il cuore mi batte veloce o i polmoni si muovono velocemente, questo si vanifica nell'aria. Viene registrato dalle cellule della mente. E appena io sono preoccupato perché ho una malattia, chissà che mi succederà, speriamo che non mi venga più, e cose di questo genere, cosa sto pensando? Sto pensando ai sintomi. Quindi restringo il campo della coscienza e li richiamo. In altri termini, è strano come noi spingiamo un paziente che ha avuto questa diagnosi di attacco di panico, lo spingiamo verso una forma di ipnosi alla rovescia, di ipnosi negativa, dove lo spingo a restringere il campo della coscienza e a richiamare fenomeni ipnotici negativi, sogni, incubi, a occhi aperti. Autonomi, tra l'altro, perché insomma io da sola mi convinco a quel punto di avere... Ma sempre da soli in queste cose le facciamo. Esatto, da soli. Sempre da soli. Esatto. Nell'ipnosi, in effetti, l'ipnotista all'interno dell'ipnoterapia usa la tecnica ipnotica, almeno io faccio questo, per, in fondo, l'ipnoterapia è una scuola superiore di vita. Quindi questa tecnica mi serve molto per far dare un'esperienza diretta alla persona di come la mente è in grado di fare determinate cose. E del perché. Perché il paziente che ha gli attacchi di panico molte volte ti dice: ma io stavo lì alla televisione, ero pure tranquillo, dottore, ma come mai mi è venuto? Ecco, perché gli era venuto? Perché era tranquillo, non pensava, quindi probabilmente aveva anche un campo ristretto di coscienza, ma poi proprio perché non pensava e stava bene, che cosa ha pensato? Oh, speriamo che stia sempre così. E nel momento in cui io dico speriamo che stia sempre così, che cosa sto pensando anche se dico speriamo? Che forse a quello che avevo. Esatto, quello che avevo. A quello che avevo. E quindi lo richiamo. Ecco dove succede che io posso richiamare quasi dal nulla un cuore che mi batte veloce. Abbiamo la nostra telefonata. Benvenuto lei in diretta, prego. Sì. Prego, faccia pure la sua domanda. Sì, buonasera. Buonasera a lei. Senta, vorrei appunto che il dottore mi spiegasse. Sì. Mi spiegasse una cosa che mi è accaduto. Sì. Dunque, mi trovavo al mare, ero sdraiata a prendere il sole, occhi chiusi, e tutto a un tratto ho avuto una visione. Dunque, il mio compagno è morto 3 anni fa. E l'ho visto accanto a me che mi sorrideva.
Bene, perfetto. Allora ci ascolti pure poi, da... aspetti, dica, dica. Dopo due giorni passeggiavo sulla passeggiata e a un hotel c'era una della bella musica. Sono entrata dentro e mi sono messa seduta, mi hanno fatto accomodare e c'era una canzone, dopo un po', insomma, una canzone che mi ricordava il mio compagno. Sì. E io mi sono sentita avvolta dalle sue braccia, l'ho visto proprio che mi guardava in modo ironico e ho avuto delle sensazioni proprio, vivevo quel momento. Va bene, perfetto. Allora ci ascolti pure dal televisore, il dottore le risponderà, grazie. Signora. Grazie a lei per averci ecco, chiamato. Questo è un classico esempio della trance quotidiana e dei fenomeni ipnotici quotidiani. Vedete cosa ha detto? Ero al mare, stavo sdraiato, avevo gli occhi chiusi, cioè come Endimione. A questo punto immaginiamo che al mare c'era andato col suo compagno 3 anni prima. Basta questa associazione. Lei sta con gli occhi chiusi, cioè non c'è nessuno stimolo dall'esterno. Il fatto di essere al mare richiama una memoria per associazione, perché noi ragioniamo per associazione. A questo punto, quando il campo è ristretto di coscienza, ogni pensiero richiama dalla memoria che cosa? Che cosa c'è nella nostra? Percezioni ci sono in memoria. E lei cosa ha visto? Ha visto questo suo compagno, che non c'è più. E l'ha visto come se fosse lì. Perché stranamente, quando noi percepiamo, ecco, io percepisco questo colpo, questo stimolo va qui, si ferma qui, viene riconosciuto, viene memorizzato, ma poi mi ritorna indietro qui e lo sento qui. Per cui ecco perché di notte o in queste circostanze noi riusciamo a vedere. E riusciamo a sentire, sono quelle cose che dicevo prima, idiomotorie e idiosensorie. E l'altro episodio è quello di andare semplicemente in questo bar dove c'è una musica che per associazione richiama dalla sua memoria un avvenimento passato con questo suo compagno. Si siede, la musica molte volte attira molto la nostra attenzione, quindi ci estraniamo, stiamo semplicemente a sentire quella musica, seguiamo il ritmo, non pensiamo ad altro, ma stiamo anche pensando a ciò che mi richiama dalla memoria quella musica, cioè il mio compagno. E insieme al mio compagno forse mi sta richiamando anche che cosa? Quando mi abbracciava. E allora io sento le sue braccia su di me. Molte persone si spaventano di queste cose. Molte persone hanno gli attacchi di panico perché hanno fenomeni di questo genere, non capiscono che cosa è successo, vanno dal medico, dico, dottore, mi è successo questo, questo e questo. Il dottore dice, hai un attacco di panico. Esatto. E non gli spiega per quale motivo è successa una cosa di questo genere. L'altro l'ha semplicemente interpretata come qualcosa di anomalo. Ma ciò che è anomalo è ciò che non è frequente, ma non vuol dire che noi è veramente anomalo, cioè che è un disturbo. Noi ci auguriamo, dottore, di aver risposto a questa nostra telespettatrice. Sì. La ringraziamo, abbiamo un'altra telefonata, immediatamente la prendiamo. Benvenuto, velocemente siamo per chiudere, ci dica pure. Pronto? Sì, prego, faccia pure la sua domanda, abbiamo pochi secondi. Senti. Pronto, sì, dica. Pronto? Sì, allora facciamo una cosa, mancano pochi minuti, rimanga in linea, noi chiudiamo questa nostra linea diretta e il dottore le risponderà appena finiamo la trasmissione, sia pure in linea. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ci trovate al canale, signora solo un minuto, resti in linea, un minuto in silenzio, il dottore le risponderà tra qualche secondo. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che TVR Teritalia lo trovate al numero 77 del nostro digitale terrestre, io vi ringrazio, rimanete sempre su TVR Teritalia 7 Gold.